Ci sono tantissime persone che oggi vivono in difficoltà, sotto la soglia di povertà, che non riescono ad arrivare a fine mese. In televisione, PD, Forza Italia, Lega, sono sempre tutti pronti ad annunciare grandi interventi, a dire cosa bisogna fare, essere pronti a aiutare le persone e poi spariscono. Guardate un po' cosa ci raccontano Abbiate Grasso i nostri attivisti. Allora, io ho perso il lavoro ad agosto del 2014, a quel punto non sono più riuscita a pagare l'affitto, sono separata e ho tre figli. Per necessità sono andata in trasmissione. Il martedì avrò lo sfratto, non lavoro da un anno, ho cercato il lavoro da tutte le parti, a tappeto, purtroppo non l'ho trovato. Ho tutte le carte in regola per essere aiutata dallo Stato, però non è arrivato nulla. Io spero che lei non ne abbia bisogno perché via il cappello a Paolo, il suo problema verrà risolto stasera. A quel punto lì mi hanno illuso che la mia situazione si sarebbe risolta a breve, e invece assolutamente non è successo assolutamente nulla. Se non che pochi giorni dopo la trasmissione sono stata contattata da 5 Stelle di Abbiate Grasso e mi hanno ascoltato e mi hanno supportato in quello che io penso sia un calvario da cittadina, madre da sola di tre figli. Mi hanno supportato e ad oggi sono riuscita comunque a trovarmi una casa. Sto aspettando il sussidio del comune, 5 Stelle mi ha aiutato anche per quanto riguarda il mondo del lavoro a introdurmi, sta tentando di introdurmi, quindi ho avuto veramente un appoggio no notevole da 5 Stelle e devo dire che solo grazie a loro, che non mi sento più sola, non mi sento abbandonata, che è una cosa veramente tragica. Finita la trasmissione e siamo andati dalla signora, abbiamo visto che nessuno l'ha contattata e da quel momento ci siamo attivati per aiutarla e per fortuna abbiamo raggiunto il risultato. Per noi nessuno deve rimanere indietro, chiaramente non è uno slogan, per noi abbiamo preso questa cosa al cuore e abbiamo cercato di dare tutto il nostro supporto alla signora. Gli unici che si sono messi a disposizione delle persone in difficoltà sono i ragazzi del Movimento 5 Stelle, che senza incarichi istituzionali, da fuori i palazzi e fuori il comune, hanno preso a cuore il problema e hanno dimostrato che se si vuole essere una grande comunità, si riescono a trovare le soluzioni ai problemi. Salvini, basta andare in televisione a raccontare favole e frottole, inizia a lavorare e prenditi cura davvero dei cittadini.